Coach Garelli, diciamo che gara 1 di semifinale playoff contro Ruvo ha fatto vedere tutto quello che può essere una gara di playoff, o no? Ma certamente, ma infatti è stata una partita di un'intensità incredibile. Noi siamo partiti male, molto contratti, molto nervosi, anche molto indecisi sul da farsi, anche se le cose le avevamo preparate, però poi quando giochi cambia tutto. E comunque loro sono veramente un'ottima squadra, io ormai è mesi che lo dico, però mi sono anche un po' stancato di dirlo, nel senso che oggi non c'era bisogno che lo dicessi io, l'hanno dimostrato loro sul campo di quanto sono forti, e quindi è una serie, oggi abbiamo messo un piccolo mattoncino, ma è una serie apertissima, perché loro hanno tanti giocatori che sanno giocare queste partite di playoff e hanno una squadra lunga, molto fisica, e anche tatticamente con giocatori bravi, e quindi ci prendiamo questa vittoria che siamo stati molto caparbi nel cercarla, anche quando la partita era scivolata un po' via, però questo non toglie che se avessero vinto loro non ci sarebbe stato molto da dire, cioè la partita è finita supplementare agli ultimi due possessi, quindi sì, adesso cerchiamo di recuperare energie, perché tra meno di 24 ore siamo di nuovo in campo, e quindi conterà come sempre recuperare tutte le energie possibili, non solo fisiche ma anche di testa. Ecco, cosa c'è da fare pensando a gara 2 rispetto a questa? Tante piccole cose che diremo da domani con i giocatori, possiamo fare meglio molte cose, però sai, dopo è chiaro che non è che puoi fare una lista della spesa, no? Cioè, anche perché poi ogni partita ti dà delle problematiche diverse, oggi c'erano una serie di problemi, nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosina dal punto di vista difensivo e in parte ha funzionato, però poi ci sono creati degli altri problemi che non abbiamo ancora risolto, e non è detto che risolveremo, cercheremo di lavorare per risolvere, però il tempo è talmente poco che non si possono fare dei cambiamenti strutturali, si fanno degli aggiustamenti tra una gara e l'altra, sperando che possano funzionare e che soprattutto quegli aggiustamenti che fai poi servono effettivamente per la partita dopo, perché magari la partita dopo ci sono altre cose da migliorare, altri giocatori su cui stare più attenti, cioè le playoff sono così, ogni partita fa storia a sé, oggi ci prendiamo questa, e però sappiamo che giochiamo contro una squadra estremamente forte, completa, fisica, e quindi è una serie apertissima, come poi avevamo detto fin dall'inizio.